cuore che batte sempre più forte, le mani che sudano, il formicolio che avanza. Prima le braccia, poi le gambe. Le vertigini e quella voglia di scappare. La pressione sul petto, l'aria che manca, un'emozione che diventa una malattia invalidante. Si chiama ansia, ma anche depressione, discontrollo emotivo, accompagnati sempre più spesso da disturbi alimentari, autolesionismo, abusi di sostanze e alcol. In Europa, un ragazzo su 5, tra i 15 e i 19 anni, ha problemi legati alla salute e al benessere mentale. Le ragazze sono il 16%. Secondo l'ultimo report dell'UNICEF, pubblicato post-pandemia, 9 milioni di adolescenti tra i 10 e i 19 anni convivono con questi disturbi. Nella metà dei casi si tratta di ansia e depressione. Noi siamo Emanuela Ambrosino e Marianna Bruschi, giornaliste di Sky TG24. Dopo il centro di salute mentale Giovanni Ponti dell'ospedale San Paolo, siamo entrate nel centro diurno dell'unità operativa di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza del Policlinico di Milano per capire cosa si nasconde dietro quella che viene definita generazione ansia. Circa 13 anni ho capito di essere omosessuale. Ho avuto un'infanzia molto difficile perché diciamo che c'erano dei litigi continui tra mia madre e mio padre. Alessandro oggi ha 18 anni. Il sorriso in un podcast non si vede, ma forse si percepisce. Quando finiamo di parlare ci racconterà che con la sua omosessualità ha fatto pace e lo sguardo si illumina. Quello che è più difficile riannodare è il prima, quando era ancora un suo segreto. Vivevo un po' con molta difficoltà perché praticamente dovevo indossare una maschera davanti ai miei genitori. Dovevo fingere di essere un'altra persona e mi sentivo comunque soffocare. Alessandro è appassionato di videogiochi, entra in contatto con altri gamer, stringe relazioni. Ho conosciuto un ragazzo online giocando ad un gioco che si chiama Minecraft. Durante quel periodo ci siamo frequentati un pochino, online ovviamente, e si è instaurato un po' un rapporto e dopo un po', circa un anno, ci siamo fidanzati. Alessandro decide di voler incontrare di persona il suo ragazzo. Nel dirle ai genitori parla di un amico da andare a trovare in Puglia. Questo viaggio però non riuscirà a farlo. Mia zia frugò nel mio zaino e vide praticamente una lettera. E dentro la lettera c'era scritto quanto lo amavo, eccetera. Ovviamente, cioè, la mia famiglia non l'hanno preso per bene, visto che sono cristiani e c'è praticamente lo stereotipo in cui gli omosessuali sono visti male, che andranno all'inferno, eccetera. Quel giorno per lui finisce un capitolo e ne inizia uno nuovo, ma forse ancora in quel momento non lo sa. Mio padre reagì male, diciamo che si è arrabbiato, ha lanciato un po' di robe e io d'istinto ho aperto la finestra e ho tentato il suicidio. Ma mio padre e mia zia mi hanno bloccato e i vicini hanno chiamato l'ambulanza e l'ambulanza mi ha portato, sì, per l'appunto in neuropsichiatria in Mangiagalli e da quel periodo in poi mi hanno inserito in un progetto chiamato Percival. Inizialmente sì, ero depresso perché avevo paura che i miei genitori mi potevano fare qualcosa, ma nel passare degli anni diciamo che mi sono un po' abituato, ma ovviamente dopo che mia zia l'ha scoperto ho iniziato un inizio un po' tortuoso del mio cammino verso la vita, diciamo. Le aspettative degli altri, dei genitori in particolare, sono una preoccupazione costante per lui. L'ansia inizia così. Per me l'ansia è di non soddisfare le aspettative delle persone. Ho più un'ansia sul fatto che
impongo delle aspettative alle altre persone, a volte le impongo così tanto in alto da avere ansia di non riuscire ad arrivarci. Alessandro viene ricoverato in ospedale. La pandemia non è ancora un ricordo, lui è negativo, ma sua mamma è positiva. Li mettono in una stanza insieme, in isolamento. In quel periodo ci siamo un po' confrontati e sì, abbiamo parlato un po' della propria vita e ci siamo un po' confrontati, diciamo. È l'inizio del suo percorso, che parte proprio dalla necessità di riuscire a comunicare. Il ritorno a casa è stato normale, visto che, cioè, sì, è stato normale, visto che la neuropsichiatra e il mio educatore hanno cercato comunque di parlare con i miei genitori e fargli capire che l'omosessualità non è una cosa, cioè, anormale, che è praticamente è una cosa normale per l'appunto. Il mio educatore e la mia neuropsichiatra hanno iniziato un po' a farli ragionare un pochino e diciamo che adesso a casa c'è un clima un po' più sereno, non si discute e mi hanno, cioè, ad esempio adesso mio padre cerca comunque di trovare dei punti in comune, vuole passare più il tempo con me. Dopo essere stato seguito dal Percival, mi sono un po' aperto con le persone, visto che tempo fa, come ho detto prima, giocavo molto spesso al computer, ero rinchiuso in casa e adesso esco molto spesso con gli amici, con gli ex compagni di classe, con i miei compagni di classe. Quindi diciamo che grazie al progetto sono riuscito comunque ad aprirmi con le persone e essere un po' più sociale del solito. Con il progetto Percival, al Policlinico di Milano, i ragazzi con problematiche acute vengono accompagnati in un percorso insieme alla famiglia. Antonella Costantino dirige la neuropsichiatria infantile e qui ha incontrato Alessandro. Alessandro arriva direttamente in pronto soccorso in un momento di grande crisi di comunicazione familiare a fronte di un gesto impulsivo in cui aveva aperto la finestra e cercava di buttarsi sotto. È stata un po' l'unica volta in cui c'è stato un gesto anticonservativo. Nel suo percorso viene portato quindi in pronto soccorso, viene ricoverato in pediatria in epoca Covid, peraltro con appunto la mamma positiva e lui no, e quindi in isolamento con tutte le fatiche di questo. Veniamo coinvolti da subito e attiviamo un'assistenza educativa durante il pezzettino del ricovero. Facciamo un punto su di lui, il suo stare e la dinamica in corso con la famiglia, ma anche effettivamente delle fatiche che al di là della sua omosessualità c'erano nella sua storia, anche rispetto alla fatica ad esporsi, a raccontare, la preoccupazione del giudizio che poi torneranno e saranno una delle linee su cui Alessandro trasformerà maggiormente il suo stare e il suo essere. Di conseguenza andiamo a costruire poi al momento della dimissione un progetto di intervento intensivo che vede dei colloqui col neuropsichiatra infantile nel tempo e soprattutto tanti interventi educativi e interventi con la famiglia, quindi interventi che aiutano la famiglia a capire meglio come sta Alessandro e quindi a tradurre e a mediare rispetto a quello che gli succede e a poter riattivare una comunicazione funzionale. E la famiglia, nonostante l'inizio faticoso, poi è pienamente attiva e collaborante, e anche lui progressivamente nel lavoro dei gruppi aumenta la sua consapevolezza, si rende conto di cosa gli succede in certe situazioni, in certi contesti. Il tema delle aspettative per lui è sempre, e del giudizio altrui rispetto a cosa lui riesce a fare, è sempre un tema importante che a volte anche non gli consente di raccontare cose essenziali, tipo la situazione critica a scuola. Per riuscire a condividere questa cosa ci vuole del tempo, e poi progressivamente invece impara ad essere più consapevole, a raccontarsi, a condividere, a cercare soluzioni insieme. Diventa, prima poi del raggiungimento della maggiore età e della chiusura del suo percorso, diventa proprio una delle risorse nei gruppi con i ragazzi più vitali, più positive. Oggi come sta Alessandro?
Oggi Alessandro sta bene, maggiorenne, ha attivato un ulteriore percorso di psicoterapia più mirata all'esterno, ha voglia di fare medicina e comunque di mettersi in gioco e ha tanti pensieri e investimenti per il suo futuro anche condivisi con la sua famiglia, che poi si preoccupa ancora giustamente come tutte le famiglie per tutti i figli. Il lavoro di educatori e psichiatri in molti casi è anche riallacciare i fili della comunicazione tra genitori e figli. Quanto accade questo nel momento in cui non si riesce a comunicare o accettare l'omosessualità? A volte effettivamente ci sono, come dire, delle culture, delle rappresentazioni familiari che vanno in crisi nel momento in cui lo sanno, altre volte è più, come dire, l'immaginario in altre famiglie che è più pesante che non la reazione davvero. A volte i genitori hanno già ampiamente intuito e aspettano una comunicazione, sono più che pronti, è sempre molto difficile perché ognuno si immagina, no, cose diverse di quello che sarà la risposta degli altri. Di sicuro quello che poi vediamo è che la cosa importante è riuscire a parlarne, nel senso che poi può essere difficile, ognuno si è fatto delle aspettative, delle fantasie che vengono dalla sua storia e poi ognuno le riorganizza a fronte di quella che è la realtà che si trova davanti. Gli accessi al pronto soccorso per consulenze psichiatriche sono aumentati negli ultimi anni. Alcuni dati possono aiutarci a capire quanto. All'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma nel 2012 erano stati 155, nel 2022 1954. Al Gaslini di Genova i ragazzi ricoverati sotto i 14 anni erano 72 nel 2019, 270 nel 2022. Dal pronto soccorso, dal reparto, come per Alessandro, inizia il percorso per riprendersi la vita. Il futuro sembra ancora difficile, ma l'aiuto ricevuto diventa uno stimolo, un obiettivo, qualcosa da restituire. Ho detto ai miei genitori che vorrei fare medicina da grande e diciamo che, i miei genitori mi hanno sempre detto che mi sostengono in qualsiasi momento, eccetera, ma comunque dentro di me a volte, ad esempio quando cammino, mi viene un po' l'ansia sul fatto di... mi chiedo se in futuro riuscirò comunque a passare il test di medicina, di riuscire a diventare quello che voglio diventare veramente. Comunque mi viene comunque quell'ansia dentro che... è difficile comunque da sconfiggere. Questo percorso è stato per me una cosa importante per la mia vita, visto che il mio educatore e la mia psichiatra mi hanno un po' assistito durante questo periodo un po' difficile, come ad esempio la mia bocciatura a scuola o come ad esempio il mio tentativo di cambiare scuola, che purtroppo non è stato accettato, però comunque l'ospedale ha cercato di aiutarmi in tutti i modi.